Kim Kings, amici! Siamo qui in viaggio e trip verso Colonia per andare alla Gamescom. E allora facciamo la nostra classica rubrica The Driving Andrea. I am Andrea. And I'm driving. Ma Andrea, raccontaci un po' cose interessantissime, tipo come si guida la macchina. Si guida with the wheel. The driving wheel. With driving Andrea. Ma e com'è l'acceleratore? È molto molto sweet. Incredible! Sarà un viaggio bellissimo dei Game Kings verso Colonia! Ciao! Ciao! Eccoci, FPS ritorna alla grande a Colonia. Non è una bellissima giornata, però c'è una bellissima notizia, e questa bellissima notizia è Luca Cavesia! Ecco, il super backer che ha conquistato con buttando via i soldi il diritto di venire qua a Colonia. Cosa faremo oggi come primo giorno, come tuo battesimo? Cercheremo di farti fare tutto quello che facciamo noi solitamente, quindi mangiare a sbaffo, andare a degli eventi senza invito e fare cose contro la legge. Ecco Maneo, pronto per il primo appuntamento che sì, frutterà già parecchi soldi, perché? È l'appuntamento di Call of Duty, ovviamente. Quanto il tuo cachet per stavolta con te? 1000 euro l'ora. Ti ricordiamo che a Los Angeles hai ricevuto la villa, l'isola con villa. L'isola con villa, sì. Qui, visto che in Europa c'è crisi, anche se a Germania è un pochino meno, 1000 euro l'ora, ma siccome l'evento dura 8 ore, mi rapiscono, sono 8000 più vari ed eventuali del quelli sul posto. Con benefits. Fai fattura? Fai regolare fattura? Tutto nero, tutto nero, ragazzi. Perché è Black Ops? Perché è Black Ops? Vincenzo, un po' di pioggia non ha mai fermato gli indie. Ma soprattutto la destinazione della giornata è abbastanza di valore, no? Stiamo andando nella Mecca del fan star bossiano. Andando a ritirare un gadget. E secondariamente abbiamo un appuntamento. Allora, ufficialmente è un appuntamento per Disney Infinity. In realtà stiamo andando per quello, no? Enorme mostra di Star Wars e ci hanno promesso un grande gadget, quindi come puoi vedere non sono da solo. Quando si parla di gadget, multiplayer si muove in massa. Vincenzo, portaci dentro. Vincenzo, impossibile, falliremo completamente. Ecco, 4 biglietti per questo evento incredibile. Deve ancora essere costruito il posto in cui noi non entreremo. Vincenzo, tu non ci credevi, perché? Perché non credevi in noi? Perché non credi in multiplayer? Incredibilmente, non so se stavi registrando, probabilmente no. Mancava la lista di tutti gli italiani. Non so se la sono persa, è successo qualcosa. Stai dicendo quindi che i tedeschi sono razzisti? Probabilmente l'hanno fatto apposta, però alla fine l'italiano medio vince. E quindi con la nostra furbizia siamo riusciti a passare. L'emozione di, eccolo, è dipinta nel volto di Luca per il gadget. Quando ha sentito la parola gadget, esatto, snack, gadget. Basta, è finita. Siamo a Colonia, non presente il coverage Disney Infinity e di tutta la copertura di multiplayer, video, intervista. Com'è l'emozione del primo gadget, Luca? Wow! Ah, dai, io ora però, dai, va bene. Andrea sta già vedendo la quotazione su eBay. Vincenzo, c'è un amico tuo qua, il tuo miglior amico. Vincenzo, io sono a tuo papà. Eccola la caduta dell'indie, schiavo del merchandising come le persone normali. Cosa vuoi dire a te? Tutto è, vabbè, il consumismo purtroppo. Ah, ha vinto il lato oscuro, quindi. Sì, tra Star Wars e il mio lato comunista purtroppo vince il consumismo. Conferenza Microsoft, un primo tentativo di sfondamento è andato a vuoto, nonostante la mole imponente di Luca. Ci proviamo per una volta seguendo le regole, provando a farci accreditare come le persone serie, vediamo come va. Toto, grande delusione, io speravo che ci potessi entrare. No, la battuta classica è, qua abbiamo uno che era un ex responsabile soldi, tutto, quindi non ci faranno mai entrare. E comunque è incredibile, non c'è nessuno, cioè non c'è tanta gente, dai, c'è spazio, spazio. Però non fanno entrare. Sono molto fiducioso.
deve ancora essere fondato il luogo in cui noi non entreremo. Conoscete il gioco Katamari Damacy? È quello che è successo adesso. Eravamo in 3, poi in 5, in 7, siamo entrati in 12 italiani insieme a noi, tutti lettori più colleghi, quindi fighissimo. Dramma vero, siamo riusciti a entrare alla conferenza Microsoft, ma uscendo non abbiamo trovato il buffet. Grande tristezza. Luca, tu sai che io ho avuto dei problemi con Andrea Maschio a Los Angeles, ecco, pensavo di fidarmi, poi è andata come è andata. Allora, io devo essere assolutamente certo che posso fidarmi di te. Allora, stai attento, perché sicuramente tutti gli altri dei multiplayer proveranno in qualche modo a corromperti, a cercare di portarti alla loro parte. Tu devi restare solido come una roccia, non mi devi tradire, mi raccomando, Luca, io ci credo. Vai tranquillo, Fabio. Vado tranquillo, bro fist, bro fist. Fabio, prendi questa bambola. Non ci penso neanche, dai, le bambole a 32 anni. Fabio, prendi questa bambola. Prendo questa bambola. E tienila sempre con te. La tengo sempre con me. Ah, Fabio, già che ci sei, pulisci la camera. Vado a pulirti la camera.